Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Sono ancora a Zurigo a festeggiare il Capodanno. Roviniamo il video! Ma in questo video vi racconterò il mio viaggio in Polonia. A sto giro vi porto con me a Cracovia, Breslavia e Katowice. Sarà un viaggio particolare, sarà un viaggio dinamico. Sarà un viaggio di 4 giorni zaino in spalla per la Polonia. Sarà diviso in 3 video, un video per giorno. Partirò da Milano il 4 gennaio, con un volo pagato 44 euro, e atterrerò a Katowice. Da Katowice prenderò un minibus che mi porterà a Cracovia. Il giorno dopo, il 5 gennaio, passerò metà giornata ad Auschwitz. E verso sera prenderò un pullman che mi porterà a Breslavia. Il pomeriggio del 6 gennaio prenderò il mio ultimo pullman che mi riporterà a Katowice. Riporterà perché in realtà io sono a Katowice. Questa per me è l'ultima sera. Il viaggio si è concluso. Voi godetevi i video, che io mi vado a sto letto. Ok raga, sono appena arrivato alla stazione dei pullman di Cracovia. Adesso vado verso l'ostello. Prima però devo trovare un posto dove cambiare i soldi. Allora, per adesso ho cambiato solo 20 euro, mi hanno dato 81 zloty. Allora, iniziamo subito ad assaggiare un po' di street food. In realtà l'ho già assaggiato. Allora, questo sarebbe del formaggio grigliato, molto simile alla scamorza, alla nostra scamorza, con sopra la ciliegia. È un po' gommoso, ma è buono. Costano 4 zloty. Buono, buono. Gli ostelli da scappato di casa, chi è che li poteva prendere? Diciamo che dentro è carino, fuori è un po' così, ed è al quarto piano, però va bene così. Anche perché ho preso una tripla solo per me, perché era l'unica disponibile al costo di 15 euro a notte, quindi vado a farmi un giro. Gli ostelli possono sembrare posti da scappati di casa, no? Che in parte è vero, ma è un ambiente veramente molto confortevole. La ragazza della reception, carinissima, mi ha consigliato un paio di itinerari e dove andare a mangiare stasera. Quindi adesso faccio un giro per Cracovia così e poi vado a mangiare. Sono proprio curioso di mangiare le cose tipiche polacche. Stavo cercando esattamente questo. Mi trovo in piazza centrale a Cracovia, dove è pieno di street food e infatti mi sta venendo la tentazione. No, serio, sono dovuto scappare perché la tentazione era forte. Vado al ristorante. Ok, sono al ristorante.
ho già ordinato un bicchiere di vino, perché su internet ho letto che il vino polacco non dovrebbe essere male. Quindi proviamo. Non è male, sembra un po' annacquato. Vabbè, niente a che vedere con i vini italiani, però non è male. Iniziamo con la Zurek, che è una zuppa che viene servita all'interno di una pagnotta di pane fatta con farina di segale, dove all'interno c'è il mondo intero, proprio una bomba: salsiccia, uova, sode, una bomba. È una bomba, sì, però è buona. Guardate. Molto più tradizionale di pierogi, sono una specie di ravioli. Io l'ho preso al gusto tradizionale, che sono ripieni di patate, formaggio e cipolla. Andiamo all'assaggio. Sono un po', però sono buone. Sai che sono pesantucci pure queste, però. Raga, questa è la zaga della vittoria dopo una cena così. Comunque io il posto ve lo consiglio, si chiama Marmolada. Diciamo che i prezzi sono leggermente più alti rispetto ad altri ristoranti di Cracovia. Ho speso 80 svuote, ho dato 10 svuote di mancia perché sono un signore, modestamente, però ho mangiato bene. Adesso faccio un ultimo giretto per Cracovia e poi vado in ostello, perché domani sveglia alle 5, domani si va ad Auschwitz. Comunque, se non sapete dove venire a mangiare, Piazza Centrale è proprio il luogo adatto, perché intorno è pieno di ristorantini. Poi c'è un casino di street food e c'è anche una bella atmosfera. Vado in ostello perché inizia a fare anche freddo e poi non vorrei bruciarmi un po' di riprese per domani, perché domani pomeriggio sicuramente ci torno. Quindi ci vediamo in ostello. Ok raga, sono in ostello, sono le 11, adesso metto la sveglia, scarico due canzoni per il vlog di Zurigo e mi butto a letto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo domenica con un altro video. Poi mi dirigo in ostello, perché domani ho la sveglia alle 5.